DJI Neo. Ragazzi, non è un drone giocato. Ciao amici del tubo, benvenuti o bentornati qui sul canale. Avete visto il video di lancio del DJI Neo, nuovo drone della DJI, selfie drone, così tanti lo chiamano, ma non è solo un selfie drone, è un drone molto piccolo, solamente 135 grammi, ottime le caratteristiche, rimane pur sempre un drone che costa 199 euro, quindi non ci si può aspettare ovviamente video a livello del DJI Mavic 3, ok? Però è un ottimo drone, a un ottimo prezzo, ma non è un giocattolo. In che senso, ragazzi? Per pilotare questo drone, ve lo dico subito, ok, non serve il patentino, ma dobbiamo essere registrati come operatori sul sito di D-Flight, quindi la prima volta va fatto un abbonamento base da 6 euro. Soprattutto dobbiamo avere l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, vi lascio il link in descrizione, con 19 euro ve la fate a livello di costo annuale. E in ultimo, ma non ultimo, dobbiamo rispettare le mappe di D-Flight. Ho visto qualche video di lancio di diversi youtuber e quasi nessuno parla di questa cosa. Non è un drone che può volare ovunque solo perché è piccolo, solo perché ha eliche protette, solo perché è un selfie drone. Non funziona così, ragazzi. Anche questo drone deve sottostare al regolamento ENA qui in Italia, al regolamento europeo in generale. Qui in Italia per volare bisogna consultare le mappe del sito di D-Flight e bisogna volare solo dove c'è un'altezza consentita. Ok, questo deve essere chiaro perché purtroppo, ripeto, ho visto diversi video e non parla nessuno di questo aspetto. Chi non conosce il regolamento dei droni prende questo dronetto, lo compra e poi va in infrazione e le multe sono salatissime, ok? Pilotare un drone come il Mini 4 Pro, che è un C0, e pilotare questo DJI Neo che pesa la metà del Mini 4, ma è comunque un C0, beh, deve sottostare a tutto quello che vi ho detto prima. Deve essere chiaro, il 19 settembre faccio un corso, ne faccio di solito uno al mese, trovate il link in descrizione per iscrivervi se siete interessati, dove vi spiego tutto il regolamento droni europeo e rispondo anche alle vostre domande. È un corso che è stato creato apposta da me per spiegarvi in maniera semplice il regolamento dei droni.
Ok, vi dico già che con l'uscita del DJI Neo mi aspetto tantissima gente che volerà non nel rispetto del regolamento, proprio perché anche la stessa DJI lo sta pubblicizzando come con questo puoi volare ovunque. No, voli ovunque nel rispetto delle regole. Adesso andiamo sul sito della DJI. Eccoci qua sul sito della DJI ed eccoci qua il nostro DJI Neo. Andiamo a vedere un pochino le caratteristiche. Oh, è il drone più spoilerato della storia della DJI recente, perché davvero si sono visti esemplari in giro già da una decina di giorni. Fate calcolo che a me addirittura mi hanno scritto in privato, sotto un nickname ovviamente, mi hanno scritto su Instagram, vi faccio vedere lo screenshot, e mi hanno proposto di acquistare un DJI Neo 10 giorni fa. E così sarai il primo a portarlo sul canale. Ovviamente sappiamo che i droni che non ti ha mandato la DJI non sono attivabili fino al lancio, quindi aveva poco senso, non, anzi quasi nessuno, portare il drone alla 10 giorni prima. E poi, secondo voi, io vado a prendere il drone che mi propone uno che mi scrive sotto falso nome? Ma anche no. Pensate che qualche giorno dopo ho visto anche gente che lo vendeva sul mercatino di Facebook. Vabbè, lasciamo perdere. Questo è un altro discorso che a noi non interessa. Come vedete, è un drone pensato per le riprese selfie, solamente 135 grammi, molto leggero. Fin troppo, nel senso che è comodissimo da portarsi in giro, il numero parla da solo. Resistenza al vento, ve lo dico già, livello 4, quindi un drone che va molto in difficoltà col vento. Ho già visto qualche youtuber che se l'è fatto decollare dalla mano, non ha fatto tempo a alzarsi di 10 cm, è arrivata una ventata e il drone ha fatto così. È un drone che tra l'altro non ha uno stabilizzatore meccanico, ma le immagini vengono stabilizzate in maniera elettronica e quindi condizioni di luce scarsa possono portare problematiche nella stabilizzazione delle immagini. Ciò detto, è un drone che venduto da solo senza radiocomando, perché può essere pilotato con lo smartphone, costa 199 euro. Cosa si può pretendere? È già un miracolo avere un drone che pesa così con queste caratteristiche, con le tante cose che fa questo drone. Siamo nel 2024, si parla di DJI, primo produttore al mondo, e ha fatto da un certo punto di vista un piccolo miracolo. Sulla scia di questo, ragazzi, questo è il drone Selfie Drone Over Air X1. Tanta tanta roba. Beh, la DJI ha copiato buona parte di questo drone a partire da questo. Il fatto che abbiamo la possibilità con i tasti sopra di andare a utilizzare già delle modalità quick shot, quindi dei video veloci, realizzare video veloci col drone che grazie all'intelligenza artificiale ci tiene al centro dell'immagine e si allontana da noi, video brevi. Abbiamo anche la possibilità, come vedete, del tracciamento del soggetto per farci seguire da dietro, ok? Oppure seguire come stiamo vedendo dal laterale, oppure girarci attorno mentre noi ci spostiamo. L'altra cosa, devo dire, plauso alla DJI, quando c'è da applaudire lo faccio anch'io, perché questo drone potrà sfruttare diversi accessori dalla DJI, partendo dai visori, quindi avremo la possibilità con i goggles 3 di pilotarlo e in maniera immersiva in first person view, FPV. Inoltre abbiamo la possibilità di usare il motion controller 3, quindi questo controller intuitivo della DJI che si pilota con una sola mano, e in più abbiamo la possibilità di utilizzare il nostro drone senza niente, quindi solamente con i tasti sopra e il controllo vocale o lo smartphone. Anche perché da regolamento andrebbe bloccato il volo in qualsiasi momento per motivi di sicurezza, quindi devi avere lo smartphone, almeno lo smartphone con te. E in ultimo anche col controller DJI RCN3. Questo vuol dire che non so, se lo sapete scrivetelo nei commenti, se può essere utilizzato col DJI RCN2. Credo proprio di no. È un peccato perché chi ha già il DJI RCN2 con 199 euro si poteva acquistare questo drone e utilizzarlo. Invece così lo può acquistare solo chi ha già l'Avata 2, perché ha il motion controller, perché ha i visori goggles 3. DJI RCN3 è sulla carta un radiocomando nuovo. Video ultra stabilizzati, vi ho detto stabilizzazione elettronica 4K fino a 30 frame per secondo. Va bene, DJI, hai fatto qualcosa che di solito non fai, mettere già subito il 4K. D'altronde il suo rivale è questo, ma soprattutto l'Air X1 Max Pro e
Max e Basta, che usciranno fra un mese, dicono così. Vi lascio in descrizione il video in cui ne parlo, perché sono davvero droni fantastici sulla carta, ma qui parliamo di un drone che non è più sulla carta, è già realtà. Lo potete già acquistare. Vi lascio il link in descrizione per il nuovo Neo, anche nella versione Fly More Combo, che costa un centinaio di euro in più. Ovviamente, se lo acquistate da quel link lì, aiuterete il canale. A differenza di questo, ragazzi, che come vedete si chiude, non è richiudibile. Questo è un peccato, perché poteva essere ancora più piccolo, oltre che essere super leggero. Paraeliche integrato, abbiamo questi paraeliche in più che vanno acquistati e messi sul drone per avere la copertura totale delle eliche. E qui vedete la modalità semplicissima con cui, con un tasto, possiamo andare a scegliere diversi quick shot oppure il tracciamento. Tra l'altro avete visto LED luminoso che va a indicare la modalità disegnata sopra al drone. Questa è una cosa proprio per principianti, ovviamente, gente che vuole davvero farsi delle riprese veloci. È per quello che mi spaventa il discorso del regolamento, perché il più delle volte chi vuole le cose veloci, siamo in una società che tutti vogliono subito tutto, e poi le regole, per rispettarle bisogna investire a volte anche dei soldi, ma soprattutto investire del tempo per imparare, per informarsi, e la gente questa cosa non la fa quando c'è da, ripeto, investire il proprio tempo. Vogliamo tutto così, è una società strana. Filmare senza nessun radiocomando, tecnicamente non è possibile filmare senza radiocomando da regolamento, noi dobbiamo avere in ogni momento la possibilità di bloccare il nostro volo. Questa è una cosa che non sta dicendo praticamente nessuno, tranne poche eccezioni che ho sottolineato esistono. Ottimo per il discorso tracciamento e intelligenza artificiale per chi va in mountain bike o chi va in bici da corsa. Anche qui non è che si può utilizzare dappertutto su strade affollate. Questi droni, anche se piccoli, non vanno utilizzati perché rischiano di fare dei casini con un altro che si trova lì in drone e magari su uno scooter vi va a franare in terra, ok? Abbiamo la possibilità anche, comodissima, di farci seguire da dietro, ma soprattutto che il drone indietreggi intanto che ci filmi. Questa cosa è fantastica per chi, come quelle immagini che state vedendo, vuole fare delle riprese, magari anche parlando, perché tramite l'applicazione potremmo registrare l'audio e fare una sorta di vlog in movimento con drone. Tanta roba. E qui vediamo i nostri quick shot che ormai conoscete. Vi lascio qui proprio un video che ho fatto settimana scorsa per i quick shot del DJI Mini 4 Pro, dove vi do anche qualche bel trucchetto in merito a come utilizzarli al meglio, perché c'è il rischio con alcuni quick shot di andare al di là delle altezze che ci impone il regolamento, ok? Lo stesso varrà per questo Neo, o Neo, come vogliate voi chiamarlo. Quindi mi raccomando, guardatevi il video dei quick shot che vi do un aiuto in termini di rispetto del regolamento. Basta un attimo per sforarlo. Drone che si allontana, intanto alza la propria quota, sempre tenendo soggetto al centro dell'inquadratura. Cerchio, neanche da dirlo, in funzione del raggio, della distanza tra noi e il drone ruoterà a destra o a sinistra. Ascesa, drone che salirà verso l'alto, qui imposteremo l'altezza, e il drone ci terrà al centro dell'inquadratura. Lo spotlight, il drone resterà fermo, girerà, ruoterà anzi sul suo asse se noi ci sposteremo per tenerci al centro della ripresa. Spirale, non è altro che un orbit col drone che però si allontana un po' e sale verso l'alto in questo movimento spirale. E boomerang, drone che si allontanerà da noi per poi riavvicinarsi dopo che ha compiuto un giro. Lo stiamo vedendo, tra l'altro drone che va anche molto piano, fate attenzione perché non ha i sensori, vedete le immagini sono tutti in campo aperto. Ciò detto, se lo utilizziamo con testa possiamo avere ottimi risultati. Questi risultati che state vedendo sono veri, sono reali, non è una camera esagerata, ma d'altronde ragazzi 199 euro ci sta.
e quindi è molto legato al software che va a compensare le carenze della lente. Però è un drone anche pensato per la gente che vuole, vi ho detto, le cose veloci da condividere subito sui social, gente che magari non ha un drone, oppure gente che ha un drone ma non vuole portarlo in certi contesti dove vuole restare leggero, camminate, passeggiate, escursioni in mountain bike, e quindi è un drone semplice, un drone leggero proprio da un punto di vista di utilizzo. Qui lo vedete, possiamo pilotarlo col DJI RCN3 o coi visori o col motion controller oppure con lo smartphone. Questa è un'ottima novità che, ripeto, la DJI, che non è l'ultima arrivata, sa che da regolamento qui in Europa dobbiamo avere sempre un metodo per controllare questo drone. Vendendo la versione solo drone non potevano dare un modo tramite l'applicazione di utilizzare il DJI Neo. Ripeto, lo stesso vale con questo, che non ce l'ha nemmeno un controller, ok? Tempo di volo non ve l'ho detto, anche se fra un po' vedremo la scheda tecnica, si sta parlando di 16 minuti che poi sulla carta diventeranno 13. Sufficienti per fare quello che stiamo vedendo, che è la cosa più importante. Controllo vocale e i fly, ma anche no. È vero che quando utilizziamo il drone in maniera veloce abbiamo la possibilità con questa nuova funzione di avere tanta comodità, però non lo so, dovrei provarlo. E poi magari grazie a qualche iscritto lo proverò. Il drone non costa molto e potrei anche investirmi queste 200 euro per portarvi qualche tutorial sul canale. Adesso ci penso. Io faccio tutti i miei acquisti su Amazon e anche a voi vi propongo di fare i vostri acquisti su Amazon nei link che ci sono in descrizione, perché per qualsiasi problema voi ve lo potete andare a far sostituire, ve ne mandano uno nuovo anche nei 2 anni di garanzia. Questa cosa di Amazon è tanta roba e funziona tanto bene. Amazon tutta la vita. Controllo con applicazione, sistema di trasmissione del DJI Neo Wi-Fi per quanto riguarda il discorso dello smartphone. Abbiamo anche dei joystick virtuali nell'applicazione con cui possiamo pilotare nello spazio questo drone. È un drone che, anche se deve rispettare le mappe di D-Flight, perché il regolamento è questo, è un drone che davvero rischio intrinseco bassissimo, 135 grammi, eliche tutte protette, lo vedo più pericoloso quando può disturbare qualcuno in strada e fargli fare un incidente, ok? Ma se noi lo usiamo con la testa, che è la cosa più bella anche in ambienti interni, qui non facciamo male davvero a nessuno, però il regolamento va rispettato. Quindi possiamo controllarlo con gli stick virtuali sull'applicazione fino a 50 metri di distanza. È un drone da non mandare chissà dove, avete già capito questo, anche se lui come sistema di trasmissione può raggiungere, come vedete lì in FCC modo, una distanza di 10 km. Non fatelo mai, il nostro regolamento parla di volo VLOS, visual line of sight, volo a vista. Una ventata e ve lo perdete, quindi decidete voi. Controllo immersivo con il discorso motion controller 3 e visori goggles. I visori goggles costano 600 euro, quindi qua abbiamo un drone da 200 e se prendiamo tutti gli accessori ci costano 5 volte il drone, però per chi già ce li ha è tanta roba. Qualità immagine senza compromessi, ma anche no, i compromessi ci sono, ragazzi, ok? Ripeto, nei video che ho visto in giro sapete che io non racconto bugie, dico sempre la verità, motivo per il quale magari i droni a me evitano di mandarli. Le immagini sono un po' scarsette e questo è un compromesso proprio da un punto di vista che le immagini, non avendo una lente super di qualità, sono state elaborate via software. Se lo guardiamo sui nostri telefonini, cosa per cui è pensato, non ci accorgiamo. Se invece ce lo guardiamo su monitor già più grandi, al di là del fatto che facciamo i 4K, beh, lì allora sì che ce ne accorgiamo. Il sensore non è piccolo, mezzo pollice, tanto per dirvi, è quello della GoPro appena uscito, però arriviamo a livello fotografico fino a 12 megapixel. La stabilizzazione, vedendo i video su YouTube, non è affatto male, poi bisogna vedere quanto sono realistiche le immagini, ok? Queste immagini per esempio sono bellissime, condizioni di luce ok, buona luce, poi staremo a vedere, Quando vi porterò il mio video, io sono nato il giorno di San Tommaso, vi farò vedere la realtà delle foto che ho fatto io.
stabilizzazione comunque al giorno d'oggi da un punto di vista elettronica, tanta roba, e quindi credo che i risultati siano davvero quelli che state vedendo. Andremo solo in difficoltà ogni tanto per quanto riguarda magari zone boschive dove la luce si abbassa. In questo caso, in questa immagine, sembrerebbe di no. Abbiamo anche la stabilizzazione dell'orizzonte, quindi questa cosa è carina quando noi vogliamo andare a lavorare, a volare in FPV. Inclinazione orizzontale fino a più o meno 45 gradi, vengono corrette le immagini fino a questa inclinazione, 45 gradi. Abbiamo la possibilità di mettere la scheda micro SD? No, il NIO registra solamente su una memoria interna, 22 GB, può essere una limitazione, ma torniamo sempre all'utilizzo di questo drone, vlog, cose semplici, e per cui 22 GB di memoria, anche se siamo in 4K a 30 fps, può essere un buon compromesso. 55 minuti in Full HD, 40 minuti in 4K. Abbiamo poi sempre la possibilità in maniera veloce di trasferire i file video sul nostro smartphone, ok, tramite il Quick Transfer. Registra l'audio in wireless, vi ho detto, la possibilità di fare dei nuovi vlog, e per questo mi piacerebbe anche a me provare questo drone, ripeto, magari me lo compro, perché abbiamo la possibilità di fare qualcosa un pochino di diverso, senza qualcuno che ci filma, possiamo muoverci senza un bastone, con le mani libere. In realtà le mani libere non saranno del tutto, perché dobbiamo avere la possibilità di tenere lì il nostro smartphone per l'audio. Però tanta tanta roba. Guarda il video, guardiamolo il video, anche perché c'è una bella tipetta, per cui perché non guardarlo? Ok, tanto era quello che stavamo già vedendo il video. Quick Transfer, vedete? L'avevo ipotizzato, ma perché tutti i droni della DJI ormai ce l'hanno. Apriamo il nostro smartphone, apriamo la DJI Fly App, accendiamo il drone, loro già si vedono, diamo la possibilità di accesso, teniamo premuto il tasto sul drone per qualche secondo, loro si fanno il binding, si abbinano e ci scarichiamo le nostre foto o i nostri video, proprio per creare anche un editing veloce tramite la DJI Fly App e condividerlo sui social. È stato pensato per questo. Chi è abituato come me a fare video con Mavic 3 con una certa qualità cinematografica, questo drone, capite bene, che lascia il tempo che trova. Ciò detto, per i contenuti tipo YouTube invece serve anche a me un drone così. Quindi a me piace dire tutto, nel bene o nel male. Abbiamo, proprio perché è pensato per i social e oggi tutti vogliono sembrare più belli di quello che sono, la possibilità di andare a rimuovere le imperfezioni della pelle. Proseguiamo, io direi proseguiamo. Editing facile grazie all'applicazione DJI Fly, e magari su questo vi farò un tutorial dedicato, perché non è male come applicazione per chi vuol fare le cose veloce. Io utilizzo anche Splice, che è un'applicazione di GoPro, mi trovo bene. Vi dicevo che la DJI ha fatto un piccolo miracolo, perché bisogna dirla tutta, ripeto, hanno introdotto in questo drone, che si posiziona col GPS, quindi col segnale GNSS, questo è il termine corretto, satellitare, e abbiamo anche alcune funzioni comodissime come il ritorno a casa automatico quando noi decidiamo, o quando la batteria è a un livello basso, o quando noi perdiamo la connessione con il nostro drone. Sono questi i tre casi in cui parte l'RTH. Torna al punto di decollo se non abbiamo variato l'home point, ok? Resistenza al vento livello 4, vi ho già detto che su questo, d'altronde, è un drone di 135 grammi con tutte le eliche così, cosa vogliamo pretendere? Ci sta, ok, ci sta. Volo fino a 18 minuti, vi ho detto 16, scusatemi, tanto nella realtà saranno 16. Andiamo un attimino a vedere la scheda tecnica, sempre sul discorso regolamento, vi ricordo sempre il 19, il mio corso, trovate il link in descrizione. Dovete tenere con voi, va bene anche sullo smartphone, il manuale di questo drone, la stessa DJI Fly App vi porta il manuale del vostro drone. Se no andate su Google, scrivete DJI NIO PDF e vi esce, è un obbligo da regolamento. Dimensioni 13 cm x 15,7 per solo 4,8, tanta tanta roba. Velocità che in sport va a 8 metri al secondo, bella calcolatrice,
quanti chilometri orari sono? 28,8. Se andiamo in manual mode e abbiamo la possibilità di andare in manual mode, la velocità arriva a 57,6, limite per i C0, la stessa velocità che hanno i droni della serie Mini. Possiamo farlo decollare fino a un'altitudine di 2000 metri, non farlo andare a 2000 metri, ma farlo decollare se ci troviamo a 1800 metri in montagna, ok? E vedete che già qua non sbagliavo poi di tanto. Quando abbiamo i paraeliche opzionali ci scendono a 17 i minuti. Per la distanza massima di volo, vabbè, 7 km che non dovrete mai fare. GPS, non abbiamo la costellazione GLONASS russa, ma solo la GPS Galileo Beidou, che è quella cinese, quest'ultima. E basta, distanza di messa fuori, l'apertura della lente f2.8, un FOV bello ampio, 117,6 gradi, perché è pensato anche per le immagini, FPV e 0,6 metri la distanza minima di messa a fuoco. Sono curioso davvero di vedere come si comporta anche negli interni. Voglio sapere se le immagini sono utilizzabili con la stabilizzazione elettronica o se si creano artefatti. Bitrate massimo, che è la velocità di scrittura dei dati sulla micro SD, 75 megabit per secondo. Non è un valore altissimo, ovviamente è pensato per le immagini di un drone da 199 euro. In realtà abbiamo la stabilizzazione su un asse, quello l'asse di tilt, che è l'asse verticale, raggio controllabile da meno 90 a 60. Il raggio meccanico è il gioco, chiamiamolo così, il gioco che può avere la camera. Sistema di trasmissione Ocus in 4, quindi abbiamo la nuova banda di frequenza 5.2, tanta roba, non abbiamo la necessità di andare in FCC con questo drone. In CE mode vola già bene l'Ocus in 4 e soprattutto l'FCC non è legale qui in Europa, quindi bisogna avere anche a livello sociale la voglia di rispettare le regole, ragazzi, dai, facciamo i bravi. Per me è una cagata il discorso dell'FCC, ok? Sarebbe molto più sicura la connessione FCC per volare con i nostri droni, ma se non si può, non si può. Non le ho inventate io le regole, magari cambieranno in futuro e già abbiamo una banda di frequenza in più. Ok, poi abbiamo Bluetooth 5.1, è quello che ci permette anche qui transfer, è quello che ci permette di collegarci al nostro smartphone. E niente, la batteria pesa 45 grammi, 1435 mAh che ci permettono quei minuti di volo. Sono batterie Li-ion. Ormai abbiamo la fortuna di avere sviluppata questa tecnologia, quindi non temono né la massima carica né la carica zero. Non c'è quindi la necessità di portarle in storage, lasciatele come sono. Mi raccomando, non caricatele mai quando sono calde. Per quanto riguarda il DJI CN3, qua ci danno un po' di caratteristiche, solita tavoletta da 320 grammi. Capite bene che suona un po' strano avere un drone così piccolo e poi la tavoletta di radiocomando è più grande del drone. Perdi un pochino di portabilità, ok? Allora, video veloce, e più o meno qualche un po' di tempo sono rimasto qui con voi, però mi interessa sapere cosa ne pensate, quindi ragazzi, volevo portarvelo il giorno del lancio, appena sono tornato dal lavoro vi ho registrato questo video, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto divulgate anche voi cultura aeronautica, scrivetelo in giro, soprattutto ai ragazzi nuovi che acquisteranno questo drone e per fortuna con il prezzo basso molta gente in più volerà con droni, è una cosa bellissima e la condivisione di questa passione per me è una cosa, ripeto, bellissima, però nel rispetto delle regole, se no ci andiamo di mezzo tutti. Un dronetto così piccolo, ve l'ho detto, utilizzato in maniera impropria su una strada può far cadere qualcuno in scooter, ok, e si rischia anche la vita, e il risultato cos'è? Lo sapete già, giornali che fanno titoloni, ci andiamo di mezzo tutti. Quindi divulgazione cultura aeronautica, drone che non è un giocattolo, ok, anche perché ha buonissime prestazioni, lo si è visto la DJI che ha inserito tantissime cose, anche per la sicurezza, il ritorno a casa, eccetera, eccetera. Permette a tutti di avvicinarsi in maniera semplice all'utilizzo dei droni, per poi magari passare a droni più performanti, ma deve farlo nel rispetto delle regole. Rispettare le regole ci vuole impegno e dobbiamo far capire ai nuovi piloti, soprattutto ai ragazzi giovani, che con prezzi così bassi possono avvicinarsi
questa tecnologia che per prima cosa, ancora prima di accendere il drone, devono avere l'assicurazione, devono andare sul sito di D-Flight a vedere se possono volare e nella zona in cui vogliono fare le riprese e in ultimo QR code operatore UAS da prendere sul sito di D-Flight. Vi lascio qui il video sul regolamento droni che ho realizzato, vi ricordo ancora il 19 il mio corso, vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!